15 anni a Russell Bisoltanov, il ceceno accusato di aver sferrato il calcio mortale che uccise Niccolò Ciatti nell'agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Sconterà il minimo della pena, lo ha deciso il tribunale di Girona dopo la sentenza allo sdegno del padre di Niccolò, Luigi Ciatti. Siamo rimasti amareggiati, arrabbiati per questa sentenza dove mio figlio ha perso la vita e un presidente del Tribunale di Girona riconosce una pena minima. Questo fa 6-7 anni, probabilmente 8, sarà fuori tranquillo e beato. Il vero condannato di tutto questo è stato Niccolò, condannato innocente ma condannato a una pena da cui non si riprenderà mai. E noi di conseguenza non ci arrendiamo, presenteremo ricorso. Per la morte del giovane fiorentino è in corso un processo anche in Italia, a Roma, che riprenderà l'8 luglio. Lo scorso 22 giugno la Corte d'Assise della Capitale ha infatti ritenuto infondata l'istanza avanzata della difesa di Bisoltanov, con cui si chiedeva di chiudere il processo italiano dopo la sentenza di condanna di primo grado pronunciata in Spagna.